Buongiorno ragazzi, ben ritrovati qui sul canale. Oggi terza uscita della settimana, terzo tentativo che faccio per beccare la Nacamptis collina. Purtroppo le temperature molto basse, le gelate notturne e la grande siccità che sta colpendo la Sicilia, ma penso un po' tutta Italia, hanno influito negativamente sulle fioriture. Considerate che solitamente in questo periodo già faccio tante macro e in particolare le Nacamptis collina sono molto presenti in varie zone del bosco di Santo Pietro. Questo è il terzo posto che vengo a controllare e purtroppo ancora niente. Sono riuscito a vederne appena due e tutte e due completamente danneggiate dalle gelate, e quindi questa cosa un pochettino mi scoraggia, anche perché se non piove ci sarà una conseguenza ovviamente a catena che limiterà le fioriture delle orchidee nei prossimi mesi. Quindi speriamo che arrivi questa benedetta pioggia. Comunque, se vi va, oggi venite con me perché, orchidee o non orchidee, vorrei provare il display nuovo che mi è arrivato e farvi magari un paragone con quello che già possiedo della DesiView. Quindi, se vi va, venite con me. Credo di aver beccato la prima Nacamptis collina decente di questi tre giorni. È molto piccola, ha appena due fiorellini, però vista la situazione mi sa che ne dovrà approfittare. Ve la faccio vedere. Eccola qui, molto molto piccola. Come vedete ha appena due fiori aperti. Devo dire che c'è parecchia umidità e la gelata notturna che si sta iniziando a sciogliere, visto che comunque non è prestissimo. Vediamo di fare qualche scatto, così proviamo anche questo display. Ho portato un paio di cavi perché credo di aver avuto un'idea per provarli in contemporanea, però non sono sicuro che funzionerà. Io ci provo, vediamo cosa esce fuori. Oggi ovviamente con me ho portato il nuovo zaino e il piedi nuovo per fare macro, anche se in questo caso, visto che dovrò scattare a raso terra, probabilmente il treppiedi non lo utilizzerò. Questo zaino devo dire che l'ho utilizzato negli ultimi due giorni e non è affatto male. L'unica cosa che non mi ha convinto totalmente è la grandezza delle cerniere, che paragonate al mio Tamrac sono un po' piccoline. Questo un po' mi preoccupa sulla durata generale di queste zip, però spero che siano quantomeno di buona qualità. Il mio Tamrac fortunatamente me lo stanno sistemando, si erano scucite alcune parti delle cerniere laterali e quindi si stava aprendo praticamente, ma la cerniera era in buono stato, quindi non l'ho voluto fare cambiare, anche perché cerniere di quel tipo secondo me non ne fanno più perché sono enormi e si vede che sono di ottima fattura, e quindi sto facendo ricucire la parte che si era scucita, anche se con difficoltà, però lo sistemerò. È uno zaino che secondo me vale tantissimo e quindi non lo voglio assolutamente abbandonare. Niente, detto questo, questo mi sembra un'ottima alternativa, è anche abbastanza economico rispetto agli altri in vendita e mi sembra che abbia la qualità giusta per il prezzo che ha. Una cosa che ho notato rispetto al mio Tamrac di questo zaino è che è più profondo, quindi entra più roba. Nonostante abbia le stesse dimensioni, entra veramente più roba rispetto al mio Tamrac. A questo punto direi di provare a metterci con la macchina fotografica appoggiata a terra e mettere il display esterno, così da vedere un po' come si vede. Ragazzi, è arrivato il momento della verità. Adesso ho montato tutto, i due display sono stati montati in parallelo e vi faccio vedere un po' come si comportano. Eccoli qua, vi spiego un po' che cosa ho fatto così da capire meglio. In pratica ho montato lenticine 4K alla mia macchina fotografica
visto che c'è sia l'entrata che l'uscita HDMI, dall'uscita ho fatto uscire un altro cavo HDMI per collegare il mio desvio. Purtroppo la seconda batteria scarica, ma vedrò di andare veloce così da farvi vedere un po' com'è la cosa. Attiviamo il live view. In questo momento sto inquadrando la piccola orchidea che c'è lì. Eccola qui, magari lo scatto non è un granché, ma era giusto per avere un paragone. E qui ci sono i due display messi alla massima luminosità. Quindi vedete bene la differenza. Vi faccio vedere che non dico fesserie. Appoggio un attimo la GoPro in modo da avere tutte e due le mani libere. GoPro appoggiata in modo da vedere un po' il tutto. Allora, da questo lato c'è il volume, da questo lato c'è la luminosità. Come vedete è al massimo. Se riuscite a leggerlo è al massimo. Quindi posso solo abbassare la luminosità, ma questo è il massimo. Mentre da questo lato io sono al massimo, se lo abbasso, come vedete, a meno della metà sono ancora più luminoso delle indicine. Vi rendete conto un po' della differenza? Attiviamo di nuovo il live view. Se n'è andata in protezione la macchina. Vedete? Questo è il massimo delle indicine. Questo è il massimo del desvio. 2800 nits contro circa 700 nits, quindi capite bene la differenza. E in questo momento mi trovo in ombra. Beh, come avete visto, la differenza è molto molto evidente. Quindi utilizzare in piena luce un display di questo economico praticamente è quasi impossibile. Cioè, oddio, riusciamo a vedere, però come vedete la luminosità è molto bassa, quindi se ci troviamo in condizione di luce diretta avremo veramente forti difficoltà. Ragazzi, luce diretta. Mi trovo con il sole alle spalle, io un po' di ombra la faccio, ma non molta. Siamo ancora con la luce del mattino, quindi non è fortissima. Come vedete, è molto scuro il nostro indicine. Come sempre vi mostro che siamo al massimo. Vedete? Siamo qui al massimo della luminosità. Anche qui siamo al massimo, ma la differenza è praticamente palese. Lasciando perdere il discorso luminosità o non luminosità, direi che ci sono altre cose da cui parlare di questi due monitor e ve li dico un attimo adesso. È arrivato il momento di discutere su questi due monitor e darvi le mie impressioni. Allora, come immaginavo, un monitor di questo in esterna, secondo me, è poco sfruttabile. Questi sono monitor, secondo me, per chi fa video magari in interna e quindi ha la possibilità di sfruttarli anche a bassa luminosità, perché avendo un ambiente di luce controllato è possibile vederli meglio. Sotto la luce del sole questi display purtroppo hanno i loro limiti e avete visto benissimo la differenza tra il mio Desview, che costa quasi il doppio di questo indicine 4K. Come caratteristiche, diciamo che più o meno siamo lì. Le funzionalità che sono all'interno sono le stesse. C'è il focus peaking, ci sono varie impostazioni più o meno per gestire profili colori, gestire vari sistemi per mettere a fuoco, vari istogrammi per la luce, i colori. Comunque, roba che secondo me sfrutteremo poco, un po' tutti. Sono roba secondo me più da videografi che da fotografi. Ad esempio qua abbiamo anche la disponibilità di questa piccola memoria SD con alcuni LUT, qua non c'è. Le impostazioni più o meno sono identiche, come avete visto, però la luminosità è totalmente diversa. Altra cosa che c'è da dire è che il Desview rispetto a questo monitor ha un sistema di raffreddamento attivo. Cosa vuol dire? Qui all'interno ci sono delle ventole. Cosa che succede molto spesso qua in Sicilia è che le temperature siano altissime. Questi display non solo consumano molto, ma riscaldano tantissimo.
quindi in questo periodo dell'anno che fa freddo le ventole non si attivano nemmeno, perché è possibile attivarle manualmente o automaticamente in base al calore che il monitor percepisce. Ad esempio stamattina non si è completamente attivata la ventola perché solitamente si sente come sottofondo e non c'è bisogno, ma in estate questa ventola, specialmente quando faccio macro, si attiva tantissimo e quindi questo permette di utilizzarlo praticamente in modo continuativo. Un display come questo in esterna col caldo suppongo che abbia un sistema di protezione e si spenga, perché non ha nessun tipo di raffreddamento attivo, ma vedo soltanto dei microfori qua dietro che dovrebbero praticamente raffreddarlo in questa maniera, soltanto facendo uscire l'aria calda. Ve lo dico perché comunque nella scheda tecnica c'è scritto, qui invece c'è proprio specificato che è possibile utilizzarlo praticamente sempre acceso per via di queste ventole che lo raffreddano. Tutti e due i monitor possono essere alimentati da un alimentatore esterno. Qui non è compreso nella confezione, qui è compreso nella confezione. Nella confezione di questo troviamo anche il sistema paraluce, che può aiutarci parzialmente nelle giornate molto luminose, ma purtroppo non può fare miracoli perché comunque la luminosità è quella che è. Qui assolutamente non ne sentirete la mancanza perché non serve a niente, come avete visto è luminosissimo. Io solitamente l'ho imposto da metà in giù. E quando c'è invece molta luce, ad esempio quando mi trovo in condizioni particolari di luce al tramonto, lo metto al massimo e vedo tranquillamente e riesco a fare benissimo le mie foto. Quindi assolutamente continuo a consigliarvi il DesView. Se avete una cifra comunque molto bassa, questo display comunque può fare al caso vostro, perché sicuramente vi darà una mano. Però se scattate sempre in pieno giorno, ovviamente avrete tante limitazioni e maledirete il giorno che avete speso questi soldi. Quindi non so, fate voi le vostre valutazioni, vedete voi dove e in che condizione lo utilizzerete. Io vi ho dato la mia idea su questi due monitor e vi ho fatto vedere un po' come funzionavano. È inutile andarvi a fare una recensione completa di questo monitor perché c'è poco da dire. Sono semplici monitor, vi fanno vedere ovviamente quello che potreste vedere dal display della vostra fotocamera. E niente, io a questo punto direi di scattare, approfittare di questa piccola orchidea, fare qualche scatto e continuare la giornata macro. Ragazzi, mi sono spostato un po' dalla zona dove avevo provato i due monitor esterni perché lì l'esposizione era un po' complicata da fare. Stamattina nel portare tanta roba e per provare display ho dimenticato l'ombrellino bianco, che secondo me per questo genere di scatti è fondamentale, e quindi sono andato alla ricerca qui nelle vicinanze di altre orchidee. Qui ce n'è una più in ombra, quindi qui la soluzione migliore per scattare in questo caso senza ombrellino, e farò qualche scatto qui. Visto che già del display ne abbiamo parlato, del monitor esterno, vi volevo dare anche qualche dritta fotografica stamattina per la corretta esposizione. Quindi vi faccio vedere un po' cosa sto facendo e come sto scattando, in modo da sfruttarlo anche voi per le vostre future foto. Allora vi faccio vedere, lì c'è la piccola orchidea, molto bassa, molto piccola. Io in questo caso ho messo la macchina fotografica appoggiata direttamente a terra. Qui ho un big bag che comunque è completamente vuoto, mi serve soltanto per non far bagnare la macchina fotografica. Non sto utilizzando il treppiedi perché la testa del treppiedi comunque ha un certo spessore, quindi mi solleverei da terra circa 10 cm e in un'orchidea così piccola, che sarà circa 8 cm di altezza, diventa un po' scomodo fotografare. Non mi sto trovando sullo stesso piano quindi del soggetto. Io consiglio sempre di scattare sempre allo stesso piano del soggetto, quindi in questo caso proprio a raso terra. Vi metto un po' qua vicino alla macchina fotografica in modo da farvi vedere bene alcune cosucce. Andiamo di live view e accendiamo la macchina e vediamo un po' qui la situazione. Allora, vediamo un po', ecco qua, qui abbiamo il nostro scatto. Solitamente chi scatta, io in questo caso sono in manuale,
chi scatta tende sempre a scattare dall'alto verso il basso. Come vedete, scattando in una posizione molto bassa, tutta l'erba che si trova attorno, anche con una focale corta come il 100 mm che sto utilizzando io, diventerà sfocata. Quindi in questo caso stiamo sfruttando lo sfocato del primo piano dell'erba qui davanti per avere uno sfocato più interessante e far spiccare solo il soggetto. Posso aprire un altro po' il diaframma F2.8, perché la cosa che mi interessa è avere questo fiore aperto qui dell'orchidea ben a fuoco. Quindi zoomiamo su di esso, andiamo a controllare se è tutto a fuoco correttamente. Mi sembra a fuoco correttamente. Considerate sempre che a F2.8 le zone a fuoco saranno poche, però quello che ci interessa è tutta l'immagine, quindi che ci sia anche uno sfocato gradevole. Se andremo a chiudere, ovviamente lo sfocato non sarà più uguale. Chiudendo il diaframma, ovviamente tutta questa zona qui sarà più a fuoco. Detto questo, andiamo a vedere un po' come esporrete solitamente voi. Se utilizzate ad esempio una modalità V, cosa che non faccio mai, e mettiamo così, ci gestiamo il tutto tramite esposimetro, come vedete avremo questa situazione qua. Questa situazione di scatto, secondo molti di voi, è corretta. Secondo il mio modesto parere, è completamente sbagliata, perché ci stiamo affidando all'esposimetro, che gestirà la luce a suo modo di interpretare lo scatto. Questo come avviene? Ad esempio con una misurazione valutativa, può avvenire, scusate, con la misurazione parziale, lettura spot, pesata al centro. Quindi queste sono le letture che fa la macchina fotografica. Noi invece dovremmo gestire in modo autonomo l'esposizione corretta per avere lo scatto il più perfetto possibile. Come farlo? Non affidandoci a questo, ma affidandoci a questo. Questo è il nostro istogramma. L'istogramma parla chiaro, analizza tutto lo scatto, tutto il fotogramma, e ci dice se ci sono zone sovraesposte, zone sottoesposte o zone di luminosità media, che sono quelle centrali. In questo caso noi ci accorgiamo che nella parte sinistra non abbiamo parti del grafico che toccano il lato, quindi significa che non abbiamo zone completamente scure o nere, mentre nella parte destra notiamo che ci sono, il grafico tocca parzialmente diciamo il limitare destro, e quindi significa che ci saranno delle zone, anche se molto piccole, sovraesposte, e sicuramente sarà questa macchia qua. Quindi in questo caso, secondo me, l'esposizione dello scatto in questo modo, come ragiona la macchina fotografica, è scorretto. Andiamo a correggere come. In questo caso io vado a aumentare i tempi di scatto, quindi vado a diminuire un po' l'esposizione, e come vedete il grafico si è spostato leggermente a sinistra. In questo caso tutta la parte dell'istogramma è a centro, non ci sono parti che toccano a destra, non ci sono parti che toccano a sinistra. Quindi non avremo né zone completamente sottoesposte né zone completamente bruciate. In questo caso andremo a scattare e avremo l'esposizione corretta. Come avete notato bene, qui l'esposizione è sottoesposta, quasi di uno stop. Quindi ecco, vi ho spiegato il perché molto spesso, quando inserisco i dati di scatto, trovate sovraesposizione di uno stop, sottoesposizione di uno stop. Tutto dipende dalla luce in cui stiamo scattando. Solitamente al tramonto, quando scatto in controluce, sovraespongo quasi sempre di quasi uno stop, perché le condizioni di luce in cui scatto sono più giuste gestite sovraesponendo. In questo caso invece, visto che mi trovo in una situazione più in ombra, in questo caso ho dovuto sottoesporre perché c'era una macchia di luce. Comunque questo va valutato caso per caso, quindi non c'è una legge che dice sovraesporre o sottoesporre, ma mi raccomando, seguite sempre l'istogramma. Quindi questo è il sistema migliore per fotografare, per avere la corretta esposizione. Non affidatevi al sistema esposimetro della macchina, ma affidatevi solo ed esclusivamente all'istogramma. Quindi, per concludere, io spero che questo video sia stato interessante per alcuni di voi. Spero che i consigli che vi ho dato siano di vostro gradimento. Se fosse così, il vostro supporto con un like e l'iscrizione al canale è assolutamente gradita. Noi ci vediamo come sempre qui sul canale con altri video in natura. Spero di portarvi con me a fare un po' di macro, ma anche caccia fotografica.
Nell'ultima settimana sono stato anche a fare caccia fotografica, ma non vi ho fatto vedere nulla perché purtroppo non ho avuto veramente tempo. Tanti impegni non mi hanno permesso nemmeno di montare un piccolo video della mia uscita. E niente, spero di recuperare presto. Noi ci becchiamo come sempre qui sul canale con altri video, ci becchiamo sempre su Instagram e Facebook con le mie foto di natura. Ciao ragazzi, alla prossima!